Parto già presentandovi il mio schermo, così potete iniziare a vedere quello che ho da raccontarvi. Quindi arrivo subito. Allora, eccoci qua. Bene. Ok, dovremmo esserci. Ti vediamo benissimo. Benissimo, ottimo, almeno quello. Bene, la mia presentazione di oggi per questo primo webinar del Pipe è Fossil Dead or Alive. E l'ho articolata così. Inizialmente, soprattutto a beneficio di magari chi è ancora inserito all'interno di un percorso triennale o magistrale, parlerò un pochino di quella che è stata la mia carriera universitaria, quindi non voglio annoiarvi troppo, però insomma, giusto per dare qualche indicazione su quello che può essere un percorso, tra virgolette, da paleontologo e anche su quelle che sono le possibilità in uscita, quindi possibilità di lavoro, per esempio, che sono cose ovviamente che sono sempre utili. E poi mi addentrerò un pochino in quello che è stato l'argomento di ricerca del mio percorso universitario, soprattutto per quanto riguarda il dottorato, ma in realtà è iniziato un po' prima. Quindi vi parlerò un po' della bioepatite in generale, quindi farò un'introduzione. Vi parlerò un po' del metodo perché è stato parte integrante della mia ricerca e quindi mi fa piacere, insomma, raccontarvi qualcosa e poi accennerò a qualcuno dei risultati che abbiamo potuto ottenere io insieme ovviamente al mio gruppo di ricerca, quindi i miei professori. La mia carriera universitaria si articola così. Il mio percorso triennale si è svolto in scienze naturali e il tirocinio è stato un tirocinio interno in paleontologia, quindi durante questo primo percorso ho conosciuto la mia professoressa di paleontologia, che è la professoressa Ferretti, che sicuramente molti, molti conoscono all'interno della società paleontologica, e mi sono innamorata di questa disciplina, insieme anche alla mineralogia, devo dire che è stato un altro punto cardine di quello che è il mio percorso e ho prodotto una tesi dal titolo Cristalli di apatite sulla superficie di conodonti dell'Ordoviciano superiore. Quindi già dalla triennale ho iniziato a, diciamo, a mettere insieme, ovviamente, ripeto, grazie ai miei professori, queste due discipline. Ho proseguito con una magistrale in scienze e tecnologie geologiche. Questa volta il tirocinio è stato esterno in un ambito molto diverso da quello della paleontologia, perché mi sono occupata essenzialmente di agronomia e di antimicotici sfruttando le zeoliti, che sono appunto un minerale particolare, penso che molti sappiano di cosa parlo, e appunto a fini antimicotici sulle viti, quindi per la produzione dell'uva. Quindi un tipo di agricoltura biologica è stato molto interessante, però parallelamente ho portato avanti comunque il discorso della paleontologia e la tesi è stata di nuovo un mix tra paleontologia e mineralogia e si intitolava La cristallochimica applicata ai conodonti, una nuova prospettiva nell'analisi paleontologica. Nel frattempo, dal mio lavoro triennale è stato prodotto un articolo che è stato pubblicato ed è stato un po' il mio lasciapassare, diciamo, per il dottorato. Infatti ho poi proseguito col dottorato di ricerca presso la scuola Models and Methods for Material and Environmental Sciences, una scuola multidisciplinare, e la mia tesi che ho discusso 2 settimane fa, quindi effettivamente devo correggere Saverio, non sono più studentessa da 2 settimane. Oggi sono dottoressa e la mia tesi aveva il titolo Bioepatite, Bioepatite in Fossil and Living Organisms. Ambito di nuovo paleontologia e mineralogia insieme. Tutto questo si è svolto presso Unimore, quindi Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, e nello specifico presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche. E questo dipartimento, che è quello che vedete in foto, è un edificio nuovo, difatti ci ho svolto in realtà solo la magistrale e il dottorato perché quando ho fatto la triennale ancora questo edificio non esisteva. Mi fa piacere far sapere che è sede di diverse piattaforme tecnologiche che hanno stampo sia mineralogico che geologico che chimico, perché appunto anche questo dipartimento ospita le facoltà di chimica, per cui c'è un po' di tutto, diciamo. E oltretutto fa capo a questo dipartimento anche un interessante museo
ve lo accenno, se mai doveste passare per Modena, è carino da vedere, il Museo Gemma, che raccoglie tantissimi minerali, anche meteoriti, rocce e diversi documenti storici. È molto interessante, piccolino ma molto concentrato. Quindi vi parlo di quelle che sono le possibilità in uscita. Metto le mani avanti e specifico assolutamente che è il mio personale punto di vista, perché le università aprono molte strade diverse, ogni facoltà poi dà diverse possibilità agli studenti per potersi approcciare a quello che è il mondo del lavoro, e queste sono quelle che sono capitate a me. E che, quindi questa slide è davvero molto personale, ma ve ne voglio parlare perché insomma penso magari possa essere utile a qualcuno. A cosa sono state legate queste possibilità in uscita che ho avuto io? Innanzitutto competenze tecnologiche, perché durante tutto il mio percorso ho avuto modo di conoscere diverse strumentazioni, anche magari inusuali o particolari, ho imparato ad utilizzarle e quindi sicuramente questa è una possibilità che posso sfruttare anche in altri ambiti diversi dalla paleontologia, perché lo dico chiaramente, ma lo sappiamo tutti, non è che la paleontologia dia una ampia gamma di possibilità di lavoro, quindi io ho cercato comunque di allargare quelli che erano i miei orizzonti, e queste competenze penso possano essere sfruttate anche assolutamente in altri ambiti, che è sempre utile. Tirocini, soprattutto magari quelli esterni, che quindi ti permettono di farti conoscere alle aziende, sono assolutamente una porta aperta verso il mondo del lavoro, e nel mio caso anche la società paleontologica mi ha portato insomma diversi tipi di offerte, ne sono arrivate diverse. La società paleontologica, per chi magari non lo sapesse, insomma, ovviamente si occupa anche di questo, e sia con percorsi legati magari a un continuo del percorso di studi, quindi magari dottorati, post-dottorati, sia con possibilità più legate magari al lavoro, quindi curatori nei musei o cose di questo tipo. Io associo una particolare esperienza che ho avuto durante i miei anni insomma di dottorato, grazie alla società paleontologica, a quella del tutorato, perché il tutorato, sapete, vuol dire seguire dei ragazzi magari della triennale nel fare determinate attività coadiuvando un corso di studio di un professore. Nel mio caso ho sempre svolto delle attività di laboratorio ai ragazzi della triennale di scienze naturali in ambito paleontologico, e grazie alla SPI un anno ho potuto partecipare come aiuto guida, insomma aiuto docente tra virgolette, ad una scuola estiva che era stata organizzata per ragazzi delle superiori in collaborazione con l'Università del Sannio, e queste due esperienze insieme mi hanno fatto capire che forse per me la strada giusta è quella dell'insegnamento, per cui oggi insegno le superiori. E quindi questa è un'altra possibilità in uscita assolutamente da poter percorrere con qualcuno che ha un curriculum simile al mio. Andando un po' più nello specifico di quella che è stata la mia ricerca di questi anni, voglio raccontare che la bioepatite rappresenta un fosfato di calcio biomediato che è stato usato dagli organismi per oltre 600 milioni di anni, quindi partiamo dalla grande esplosione al limite precambriano-cambriano. La bioepatite è stata usata soprattutto da vertebrati e invertebrati per costruire strutture di protezione, quindi parliamo di gusci, creare armi ai fini di difesa e offesa, quindi come scaglie oppure spine, come supporto strutturale, quindi scheletri, e per processare il cibo, quindi ovviamente parliamo dei denti. I conodonti sono stati i primi organismi ad utilizzare la bioepatite. Grazie alla loro rapida evoluzione sono sfruttati come marker stratigrafici per un range che copre 300 milioni di anni dal Cambriano al Triassico, quando poi questi organismi si sono estinti. Più avanti nel corso della presentazione tornerò a parlarvi un pochino di loro. Gli studi sulla bioepatite attuale sono effettuati soprattutto su ossa e denti, che sono formati da una porzione organica, quindi cellule e fibre, e da una mineralizzata, quindi parliamo appunto della bioepatite, che è un fosfato di calcio. Questa porzione, quella mineralizzata, ha una composizione chimica piuttosto variabile, essenzialmente a seconda del ruolo biologico del tessuto preso in analisi.
La bioepatite inoltre ha la caratteristica di poter ospitare diverse sostituzioni iso ed eterovalenti che avvengono nel corso della vita e, ancor più frequentemente, dopo la morte dell'organismo, durante i processi di fossilizzazione e di diagenesi in particolar modo. Quando le sostituzioni coinvolgono gli elementi maggiori, si verifica una modifica nel reticolo cristallino. La cella cristallina della bioepatite, in conseguenza a tali sostituzioni, può variare nelle proprie dimensioni e può quindi diventare un po' più grande o un po' più piccola, esattamente come avviene anche nelle epatiti che sono abiotiche. Gli elementi in traccia, quindi tra cui anche le ree, le terre rare incorporate nella bioepatite fossile sono stati frequentemente utilizzati come marker paleoambientali. Però bisogna dire che già dagli anni 90 si iniziava ad avanzare l'idea che le sostituzioni degli elementi in traccia nella bioepatite fossero notevolmente influenzate dalla composizione chimica e mineralogica dell'ambiente diagenetico, e di conseguenza già dagli anni 90 si è iniziato a capire che forse le apatiti fossero abbastanza inaffidabili come fonti di informazione relative ad ambiente del passato. Con queste premesse, durante i miei 3 anni di ricerca nel corso del dottorato, insieme ovviamente al mio gruppo di lavoro, abbiamo cercato di dare risposta a queste domande. Come cambia la bioepatite nel tempo geologico? Come vengono influenzati i parametri di cella e delle celle cristalline dalla fossilizzazione e dalla diagenesi? Quindi, come varia la composizione degli elementi maggiori e in tracce? E se possiamo considerare la bioepatite come un indicatore affidabile per costruire e ricostruire, quindi indagare, ambienti attuali ma anche del passato. Per dare risposta a questi quesiti, nel corso di questi anni abbiamo collezionato circa 300 campioni, ovviamente grazie anche al contributo di diversi donatori. L'obiettivo era includere campioni che fossero rappresentativi dei principali taxa di vertebrati e invertebrati, e in molti casi siamo anche riusciti ad ottenere campioni che fossero filogeneticamente simili tra loro. I campioni sono stati genericamente suddivisi in base al fatto che fossero fossili, se la fossilizzazione era già avvenuta, e morti se venivano da organismi recenti, però già morti nel momento in cui la raccolta del campione è stata effettuata, o vivi se il campione è arrivato da un organismo ancora in vita nel momento della raccolta. Nel nostro caso, tra i campioni vivi possiamo citare denti di squalo, ma anche denti umani, sia da latte che permanenti, e anche frammenti di ossa umane. Abbiamo combinato diverse tecniche analitiche e metodi che sono tipici della paleontologia, ma anche della mineralogia e della cristallografia, al fine di analizzare questi tessuti duri, sia che fossero fossili che attuali, adottando un approccio multimineralogico e multianalitico, appunto. In letteratura ci sono molti studi sulla composizione chimica delle bioepatiti, ma l'approccio cristallochimico è usato piuttosto di rado. I campioni in oggetto, inoltre, sono molto eterogenei per dimensioni e proprietà fisiche, come ad esempio durezza oppure fragilità, e gli approcci quindi sono stati adottati tenendo anche in considerazione questi fattori e il tipo di misura da ottenere. Siamo partiti utilizzando la laser ablation. La sigla sta per Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry, e comunemente la chiamiamo appunto laser ablation. È una tecnica di analisi tramite cui si può ottenere una precisa quantificazione degli elementi chimici del campione in oggetto. Questa tecnica lavora bene sia su campioni piuttosto grandi, quindi parliamo di campioni di 3-4 cm, sia su campioni nell'ordine del centinaio di micron di dimensione, ed è una tecnica che ha anche il vantaggio di essere microdistruttiva a differenza di molte altre, quindi rovina molto poco il campione. Se questo è un campione che deve essere conservato, è la tecnica migliore sicuramente, tra le migliori. Per poterla utilizzare però è indispensabile impostare lo strumento in maniera consona e quindi adottare giuste condizioni di misura.
E inoltre un grande problema è che utilizzando campioni in bioabatite non avevamo a disposizione uno standard interno ideale, e quindi uno standard che non fosse affetto da sostituzioni isomorfe. Di norma, quando si vanno a fare delle quantificazioni di elementi maggiori su delle matrici biologiche, si utilizzano questi standard di riferimento, che sono il NIST 610-612 e il NIST Bonash e Bonmill. Bonash e Bonmill hanno come differenza la quantità di materia organica contenuta, che però può andare ad influenzare il tasso di ablazione del raggio laser, diciamo. Invece la matrice dei NIST 610-612 è uguale ed è una matrice vetrosa, e quindi una matrice molto diversa da quella dai campioni che noi dovevamo prendere in analisi. E ciò influenza in maniera molto significativa il risultato dell'analisi, a parità di condizioni impostate. Abbiamo quindi testato diverse strategie di calibrazione per andare a quantificare gli elementi maggiori in due campioni di squalo, due denti di squalo, uno fossile e uno attuale. Abbiamo usato diverse tecniche, che sono la fluorescenza e raggi X, la laser ablation appunto, e l'ICP ottico, che è una tecnica sempre di quantificazione chimica che però lavora su campioni disciolti in acido, almeno noi l'abbiamo usata in questa maniera. Abbiamo preparato una serie di standard che io ho scritto homemade, quindi fatti in casa, fatti da noi, con una matrice di apatite, che sono quelli che vedete scritti come HMMS, quindi questa sigla qui sta a indicare questi standard, e li abbiamo utilizzati per costruire una curva di calibrazione esterna al fine di misurare la concentrazione degli elementi maggiori nei nostri campioni. Abbiamo preparato una soluzione madre con definite concentrazioni di sodio e potassio, e partendo da reagenti puri e acqua distillata Millipore. Successivamente sono state separatamente aggiunte delle opportune quantità di soluzione madre a quattro diverse miscele, formate da calcolate, insomma, giuste quantità di apatite ultrapura micronizzata, un'apatite analitica della Sigma Aldrich, quindi di una marca, insomma, famosa, e ossidi degli elementi che vedete scritti qui, anch'essi provenienti da reagenti chimici ultrapuri. Ogni sospensione è stata mixata in un mortaio in agata e poi abbiamo pressato 750 mg di ogni polvere per creare delle pastiglie che abbiamo utilizzato come standard di calibrazione per la laser ablation, mentre 300 mg di ogni polvere sono stati pressati per realizzare delle altre pastiglie per la calibrazione della fluorescenza e raggi X, quindi di quest'altra tecnica analitica. Il metodo è stato testato su questi due campioni che vedete in foto, uno squalo fossile, un dente di squalo fossile proveniente da Otodus, che è uno squalo del Cretaceo superiore, un altro attuale di squalo Toro Carcharia Staurus. I campioni sono stati tagliati longitudinalmente utilizzando una sega filo diamantato che è molto precisa, ad alta precisione, e ogni dente è poi stato. Da ogni dente abbiamo ricavato quindi due porzioni, di cui una è stata inglobata in resina per essere analizzata tramite laser ablation, mentre per l'altra abbiamo separato smalto e dentina, e questi sono stati polverizzati separatamente, ovviamente, e processati per analisi in fluorescenza e in ICP ottico, di nuovo ICP ottico sciogliendo in acido i campioni. Il primo obiettivo di questo lavoro era ottimizzare le condizioni di ablazione, perché la quantità di materiale rimosso dal raggio laser, sia negli standard che nei campioni, è fortemente influenzata dalle caratteristiche fisiche del campione, quindi per esempio dalla densità del campione o dalla sua durezza. E per fare ciò, le pastiglie in apatite pura, quindi in apatite analitica, sono state analizzate come campioni incogniti, calibrando lo strumento con pastiglie di Bonash. Le condizioni di ablazione sono state aggiustate fino ad ottenere dei risultati che ci portassero ad ottenere le concentrazioni di calcio e fosforo nel Bonash, nel Bonmill e nell'apatite che fossero molto simili, uguali a quelle certificate oppure a quelle stechiometriche.
Qui vi ho riportato un estratto dei nostri risultati. In questa tabella abbiamo i risultati ottenuti tramite laser ablation e le concentrazioni degli elementi analizzati, come vedete, sono espresse in ossidi. Questi risultati sono in accordo, sono molto simili a quelli che troviamo descritti in letteratura per organismi fossili attuali. Nel dente fossile abbiamo, come vedete, una concentrazione di silicio piuttosto alta che può essere correlata ai processi di fossilizzazione avvenuti e all'inclusione di materiali terrigeni. Questo è confermato anche dalla simultanea crescita, quindi dalla quantità piuttosto elevata che abbiamo nel fossile di alluminio, che come vedete nell'attuale, quindi nel Taurus, le prime due righe, questa concentrazione non c'è, è assente, quindi a riprova del fatto che la ragione proprio per la concentrazione elevata di questi elementi è la fossilizzazione e l'inclusione di materiali terrigeni. Dunque, se osserviamo le concentrazioni di fosforo e calcio, notiamo subito che c'è differenza fra i dati che otteniamo in laser ablation, quindi il primo grafico, e quelli che otteniamo con la fluorescenza e raggi X, questa seconda tabella, e con l'ICP ottico che abbiamo nella terza tabella. I dati riportati in queste due tabelle, quindi fluorescenza raggi X e ICP ottico, sono molto simili, come potete osservare. Infatti, se andiamo a sciogliere in acido i campioni e poi a diluire le soluzioni insomma, ottenute e utilizziamo standard solidi con la stessa matrice, l'influenza dei risultati legata proprio alla matrice viene in qualche modo evitata. Quindi, quando abbiamo a disposizione degli standard di calibrazione che hanno una matrice uguale a quella del campione, gli effetti dovuti alle caratteristiche fisiche che possono verificarsi durante l'ablazione saranno identici per standard e per campione. A questo punto, l'unico problema è l'omogeneità della massa del campione, che è però una variabile che noi non possiamo controllare. Tuttavia, abbiamo verificato che si possa in qualche modo aggirare questo problema ripetendo la misura diverse volte. Abbiamo testato questo metodo anche su campioni completamente diversi, in particolare su chete di vermi di fuoco, che dal punto di vista tecnico si chiamano Ermodice carunculata. Mi fa piacere parlare un pochino di questo lavoro perché è stato fatto in collaborazione con una mia collega, quindi con una dottoranda del mio stesso anno e col suo gruppo di ricerca. E la finalità di questo paper erano soprattutto finalità biologiche, perché questa mia collega è appunto una biologa. E quindi per questo motivo io non vi parlerò dei risultati importanti, dei risultati finali che sono stati spiegati con questo paper, non mi competono, non ne sarei in grado, però vi parlerò soprattutto della parte relativa alle applicazioni mineralogiche. Relativa a questo paper e dicevo, mi fa piacere comunque parlarvene perché penso sia importante far sapere che queste collaborazioni sono possibili anche al nostro livello, quindi un livello base e soprattutto mi fa comunque piacere farvi vedere come nonostante queste tecniche fossero state pensate per campioni diverse, siano state utili, abbiano funzionato bene anche su un campione che noi inizialmente non ci aspettavamo di prendere in considerazione. Per la prima volta, infatti, questa è stata analizzata la composizione chimica e mineralogica, l'ultrastruttura e la struttura esterna di queste chete dei vermi di fuoco. In questa tabella che vi riporto qui possiamo osservare come il fosforo, che non era mai stato riportato prima per questi organismi, sia stato analizzato e quindi abbiamo dei valori ascrivibili al fosforo. Infatti, la presenza di strutture fosfatiche nelle chete, le chete per chiarezza sono questi ciuffetti bianchi che vedete qui nell'animale, era stata precedentemente ipotizzata, però soprattutto in seguito all'osservazione di strutture pseudo-esagonali all'interno della cheta, però non c'era mai stata una prova di tipo strumentale, non erano mai state fatte opportune analisi.
Questa tabella rappresenta i pattern di diffrazione ai raggi X da polveri misurati a 25, 475 e 900 gradi centigradi, e delle neurochete che sono riportate in nero e delle notochete riportate in grigio. E come vedete, nello spettro preso a 900 gradi centigradi, i picchi principali dell'idrossiapatite e della calcite sono indicati da pallini rossi e blu, rispettivamente. A temperatura ambiente abbiamo soltanto i picchi della calcite, quindi questo qua a 25 gradi, che però diventano sempre più evidenti a 475 gradi dopo la decomposizione termica della matrice organica. Infatti, scaldando abbiamo la perdita della parte organica di questa struttura, come si nota anche dalle analisi termiche che vi farò vedere successivamente. Il fosfato nel materiale originario è amorfo. Infatti, i picchi compaiono soltanto a 900 gradi dopo la decarbonatazione in conseguenza di una riorganizzazione generale della struttura del materiale. Qui abbiamo l'analisi termogravimetrica, che è riportata in questo caso soltanto per le notochete, ma è del tutto simile a quella per le neurochete, quindi non c'è differenza fra le due. E si evidenziano bene le tre reazioni principali. La prima riguarda il rilascio dell'acqua di struttura, nella seconda abbiamo la decomposizione termica della chitina e nella terza abbiamo la decarbonatazione della calcite. Quindi possiamo dire che la nostra analisi cristallochimica, che è stata condotta con detector XEDS, ICP ottico e fluorescenza ai raggi X, ha dimostrato che noto e neurochete, quindi le chete che abbiamo sulla schiena e sul ventre dell'animale, sono ampiamente composte da carbonato di calcio, cristallino e anche da apatite amorfa. Lo strato esterno delle chete, inoltre, è formato soprattutto da chitina, mentre la concentrazione di carbonato e apatite lentamente cresce andando, dall'esterno verso il cuore della cheta. Inoltre possiamo dire che il nostro approccio cristallochimico multianalitico funziona anche su questi materiali che sono attuali e provenienti da invertebrati. Dopo aver lavorato sul metodo per parecchio tempo, abbiamo cambiato un po', abbiamo iniziato ad applicarlo. I primi campioni che abbiamo analizzato sono stati conodonti provenienti aventi diverso taxa, quindi di diversi taxa. E sono stati inclusi sia paraconodonti, quindi rappresentanti più primitivi del gruppo, sia euconodonti, e soprattutto è stato coperto l'intero range biostratigrafico, quindi siamo andati dal Cambriano fino al Triassico. Per investigare le caratteristiche cristallochimiche della biopatite di questi organismi, abbiamo utilizzato la microanalisi chimica XEDS accoppiata al microscopio elettronico ambientale, quindi microscopio elettronico che forse molti di voi conoscono, e la microdiffrazione ai raggi X. I fossili sono stati preliminarmente analizzati per poter comprendere la distribuzione degli elementi maggiori e le mappe di distribuzione che vedete qui mostrano come essa non sia soggetta a variazioni significative per tutto lo spessore del conodonte, sia per para che per euconodonti. La composizione è sempre ascrivibile ad una carbonato fluorapatite. Giusto per specificare, perché non l'ho detto prima, ma è importante, parlo di conodonti e non di elementi conodonte per non fare confusione con gli elementi chimici che spesso nomino, per cui quando parlo di elementi sono elementi chimici. Qui parlo proprio di conodonti semplicemente, anche se so che non è corretto dire così. Poi andiamo avanti, qui è riportato il plot dei parametri di cella cristallina della bioapatite, parametro C e parametro A, per euconodonti e paraconodonti. Come potete vedere dal grafico, è evidente che questi occupino due porzioni distinte che non si sovrappongono, quindi hanno parametri di cella diversi. È rilevante anche sottolineare che l'attribuzione tassonomica, l'età e la provenienza geografica non danno luogo a correlazioni e questo indica che questi parametri non influenzano la distribuzione degli elementi maggiori nel reticolo cristallino. Poi,
Come riportato in letteratura, i parametri cristallini della biopatite sono fortemente influenzati dalle sostituzioni isomorfe. I nostri dati mostrano che i parametri di cella calcolati per i paraconodonti sono molto diversi da quelli che abbiamo visto per gli euconodonti. Inoltre, i parametri di cella calcolati per paraconodonti ed euconodonti sembrano essere indipendenti da attribuzione tassonomica, età e provenienza geografica. Per gli euconodonti è stato preso in considerazione anche il parametro del CAI, e Color Alteration Index, che è un parametro strettamente correlato alla temperatura. Sembra quindi plausibile che il contenuto in elementi maggiori sia in qualche modo dipendente non solo dalla fossilizzazione e dalla diagenesi, ma anche, e forse per lo più, dalla composizione primaria della bioapatite. Tuttavia, bisogna dire anche per correttezza che se si considerano range temporali più ampi e tipi di fossili diversi dai conodonti, questa affermazione in parte deve essere riconsiderata. Poi, in letteratura, ci sono molti studi sulle terre rare. Terre rare che sono elementi che possono essere utilizzati come proxy per comprendere il grado di diagenesi a cui un determinato fossile o comunque un determinato resto geologico è stato sottoposto. Infatti, la bioapatite può registrare una sorta di firma, si parla di signature, di terre rare tipica dell'acqua di mare, che è questa hydrogenous signature che vi ho lasciato qui col nome originario. E solitamente questa è caratterizzata da una bassa somma di tutte le terre rare, con però un marcato segno di terre rare leggere. Successivamente, nell'ambiente di seppellimento, l'assorbimento delle terre rare viene controllato dalla diagenesi, che imprime una sua ulteriore firma. Qui si parla di pore water signature. Questa è di diversi ordini di grandezza più concentrata della prima. E inoltre è importante anche dire che in aggiunta alle terre rare, agli altri elementi in traccia, un altro parametro che realisticamente si può considerare per poter andare a comprendere il grado di diagenesi è l'indice di cristallinità, anche se questo è meno frequentemente utilizzato e talvolta dà luogo a risultati piuttosto discutibili. L'indice di cristallinità è la misura dell'ordine strutturale che abbiamo fra i cristalli e la sua correlazione con la diagenesi può essere così descritta. Cioè, quanto più a lungo temperatura e pressione agiscono sui cristalli, tanto più l'indice di cristallinità diventa elevato. Infatti, durante la crescita dei biocristalli in vivo, i cristalli sono associati alla matrice organica. E dopo la morte, essi si possono riarrangiare e si possono anche distribuire negli spazi lasciati liberi dalla degradazione della matrice organica, quindi aumentando l'indice di cristallinità. Quindi noi siamo andati ad analizzare la concentrazione di terre rare e elementi in traccia per un gruppo di conodonti che provenivano dallo stesso livello stratigrafico, quindi avevano sicuramente la stessa età e possiamo presumere fossero stati sottoposti allo stesso grado di diagenesi, ma appartenevano a diversi taxa. È stato abbastanza sorprendente che, nonostante tutti i conodonti mostrassero una forte impronta diagenetica, si potevano osservare delle differenze analizzando nel dettaglio la concentrazione degli elementi in traccia nei diversi taxa. Qui nel diagramma delle terre rare si può chiaramente notare che abbiamo un arricchimento in terre rare medie nel genere Amorphognathus, che è appunto uno dei taxa considerati di conodonte. Una possibile interpretazione è che la traccia lasciata dalla diagenesi sia influenzata dalle caratteristiche primarie dei singoli taxa. La correlazione con l'indice di cristallinità è stata particolarmente complicata dal punto di vista interpretativo, perché normalmente questa informazione, che comunque in paleontologia non è quasi mai utilizzata, viene da misure effettuate su polveri, mentre noi l'abbiamo calcolata usando il microdifrattometro che lavora su fossili lasciati integri, quindi non siamo andati a danneggiare i nostri conodonti. Usando la microdiffrazione, però, abbiamo la presenza delle orientazioni preferenziali nei cristalli che può influenzare il diffrattogramma. Si è scelto quindi di considerare un indice di cristallinità particolare, che è questo CM3,
che tiene conto degli effetti delle orientazioni preferenziali. Abbiamo visto come esso si possa correlare in maniera diretta alla sommatoria delle terre rare, che è invece un parametro che è diffuso e conosciuto come marker diagenetico, quindi sono in qualche modo intercambiabili. Lo step successivo è stato verificare se il segnale della biopatite poteva essere usato per discriminare tra conodonti che avevamo a questo punto ampiamente analizzato e di cui conoscevamo le caratteristiche cristallochimiche nel dettaglio e materiale non proveniente da conodonti. Quindi abbiamo cercato di verificare in qualche modo se la biopatite poteva essere utilizzata come uno strumento diagnostico. Per fare ciò abbiamo testato il nostro approccio cristallochimico su queste microsferule problematiche che hanno la stessa composizione, lo stesso range stratigrafico dei conodonti e che per questo sono conosciute in letteratura come conodont peers, dando per scontata un'affinità ai conodonti che però di fatto non era mai stata dimostrata. Le microsfere che abbiamo pervenuto nel nostro materiale hanno una taglia compresa tra 0,2 e 0,5 mm e sia quelle naturalmente rotte che quelle da noi ablate per esporne la parte interna mostrano una fine stratificazione con lamine micrometriche che sono continue e prive di variazioni composizionali. Di fatto sono costituiti da una biopatite, così come i conodonti. I parametri cristallografici di cella A e C e il volume di cella, i parametri sono qui nel grafico più in alto, mentre il volume di cella è qui nel grafico più in basso, e per l'apatite delle microsferule che vediamo rappresentate con cerchi grigi, dei conodonti che sono rappresentati con i quadrati rossi e delle altre faune fosfatiche rivelano che è evidente che ci sia una differenza marcata fra i conodonti e le microsferule. Ancora più marcata forse in questo secondo grafico, la evidenzia meglio. Invece possiamo vedere una sovrapposizione fra i brachiopodi che sono evidenziati con i triangoli e le microsferule. E quindi, per così trarre le ultime conclusioni, con questo ultimo studio che vi ho presentato, abbiamo finalmente dimostrato che non c'è effettivamente una correlazione fra le conodont peers e i conodonti, E siamo anche riusciti a suggerire una possibile affinità tra queste sfere enigmatiche e i brachiopodi, benché questo lavoro sia un lavoro da ampliare per prendere in considerazione più faune e più esemplari di questi taxa. Inoltre, per concludere, abbiamo effettivamente dimostrato che la bioapatite può essere usata ai fini diagnostici. Vi ringrazio tanto per l'attenzione, soprattutto ci tengo a ringraziare la Società Paleontologica e il gruppo del PIPE che mi ha dato la possibilità di parlarvi un po' del mio lavoro e di presentarvelo, di farvelo conoscere. Quindi grazie.